Sono arrivati in Consiglio regionale i primi ambasciatori, arrivano dalla provincia di Cuneo, da Savigliano. Che cosa vi aspettate da questo progetto con il Consiglio regionale? Dunque, sicuramente abbiamo delle grandi aspettative, poiché questo progetto è stato già iniziato l'anno scorso in una forma attenuata, diciamo che ci siamo limitati a analizzare il corso del diritto umano durante la storia, anche ai tempi moderni. Quest'anno quello che vorremmo fare sarebbe stilare una nostra dichiarazione dei diritti umani, però più legato a per quanto riguarda i diritti dei minori, dei ragazzini più piccoli, diciamo. Quindi sarete gli ambasciatori del Consiglio regionale, ma soprattutto dovrete, lo sapete, anche trasmettere la vostra esperienza ai ragazzi più giovani. Ve la sentite? Sì, sicuramente ce la sentiamo. Abbiamo già in programma di visitare le scuole, in particolare le scuole medie, per appunto portare questa nostra dichiarazione dei diritti umani anche ai bambini più piccoli di noi e anche a quelli che come noi non sono ancora maggiorenni. Quindi viaggeremo per le scuole sia della nostra città ma anche di altre scuole al di fuori e porteremo questa nostra dichiarazione. Intanto questa mattina avete visitato la mostra di Pinocchio e siete nell'aula del Consiglio regionale. Qual è la prima sensazione che avete provato? Ma molto emozionante, secondo me, anche entrare in un'aula così grande e comunque sapere che cosa si fa in quest'aula, secondo me è stato veramente un grande impatto, molto, molto bello, molto emozionante. In bocca al lupo.